Ciao a tutti, sono Daniele Sandri, ho giocato 7 anni in Serie A, 6 anni in A2 e 2 anni in B1. Gioco a pallacanestro e attualmente al Napoli Basket e sono un atleta. Il lavoro dell'atleta consiste nel avere consapevolezza di cosa si vuole fare della propria vita d'atleta. Quando si decide di essere un atleta, perché essere un atleta è uno stile di vita, bisogna accettare tutti quelli che sono i compromessi, i sacrifici, le sfide che ti presenta, perché questa vita ti presenta tante sfide. Se si sceglie di fare una vita come l'atleta, bisogna seguire quella e quella ti può portare veramente delle grandi soddisfazioni e soprattutto ti trovi comunque ad avere una base di vita dalla nutrizione, dalla quotidianità negli allenamenti, nel prendersi cura del proprio corpo. L'infortunio nella mia vita è stato un punto di svolta. Io giocavo nel 2009 alla Benetton Treviso. E durante una partita di Eurocup, una competizione europea, ho fatto un salto e ricadendo dal salto mi sono rotto il menisco esterno, parzialmente. Questo tipo di infortunio mi ha portato a fare una prima operazione, che è stata la prima di 3 operazioni che ho affrontato. La terza operazione è stata fondamentale, perché è stata quella che praticamente mi ha permesso poi di risolvere tutto e di poter continuare a giocare a pallacanestro, altrimenti avrei dovuto smettere e non avrei più potuto seguire il mio sogno. Sull'aspetto della riabilitazione, del recupero, ho avuto modo di conoscere meglio il mio corpo e questo mi ha permesso di aumentare la mia sensibilità e la mia percezione dei dolori e dei miglioramenti che il mio corpo ha ottenuto nell'arco del tempo, che è passato dal primo infortunio a poi al totale recupero. La differenza è stata l'approccio. Prima prendevo le cose in maniera un po' più giocosa, mi dicevo tanto non è importante curare l'alimentazione, non è importante dormire le ore giuste perché il mio fisico era più giovane e più prestante e non aveva quei difetti che magari ti possono limitare nei momenti soprattutto di sofferenza. Quindi è come se io fossi stato chiuso in una sola via all'inizio, prima dell'infortunio, e dopodiché mi si è aperto un mondo perché ho visto il lavoro che facevo da tutt'altro punto di vista e aver visto tutto da un altro punto di vista mi ha portato a rivalutare determinate situazioni e a cercare di esaminarmi e vedermi e approcciarmi in un'altra maniera. Sono cresciuto guardando il basket di alto livello, dove c'erano dei giocatori che rappresentavano le società come immagine e tu da appassionato ti affezionavi a una squadra anche e soprattutto perché c'era un giocatore che ti piaceva. Ora di questi tempi la cosa è un po' cambiata, i soldi sono meno e giustamente le società e le organizzazioni cercano di trovare l'assetto migliore per crescere nei loro progetti. Pensando nel mio post carriera, allora, quello che mi piace a me molto è la formazione, è seguire i bambini e dargli i giusti insegnamenti, poter organizzare delle scuole dove i ragazzi possano approcciarsi allo sport, ma allo stesso tempo all'istruzione e cercare un po' di mischiare le cose, ma in una maniera organizzata, per fare in modo che non si debba arrivare al punto dove tu devi scegliere tra uno o l'altro, come mi è capitato a me, ma che si possa mettere tutto assieme e poi col tempo che ogni persona ha bisogno, trovare la propria via andando o da una parte o dall'altra.